Dopo 20 anni era necessario programmare il nuovo sviluppo urbanistico della città. È uno strumento importantissimo, uno strumento fondamentale per la crescita della città, ma dell'intero territorio, il piano regolatore. Quindi abbiamo inteso lanciare questo progetto, che fra l'altro faceva parte del nostro programma di mandato, coinvolgendo tre università che saranno, che ci affiancheranno nell'elaborazione di questo nuovo piano regolatore. Quindi tre università, l'ufficio interno nostro organizzato con i tecnici interni e soprattutto larghissima partecipazione anche attraverso gli organismi nuovi che abbiamo creato, tipo l'Urban Center. Anche l'Università degli Studi di L'Aquila fa parte di questo nuovo progetto atto a ridare nuova forma al PRG della città di Avezzano. È un proseguimento, un avanzamento di una ricerca condotta sulla ricostruzione della città di Avezzano alcuni anni fa, che è stato un lavoro iniziale, perché questa città era negata, forse proprio il fatto di essere l'esito di un evento distruttivo che ha cancellato parte di una memoria, anzi l'ha cancellata larga parte, diciamo, della sua memoria, per presentare un volto nuovo, ha creato come una lacuna nella propria memoria, un negarsi e anche forse un credere poco in questa immagine nuova della città, e che invece va recuperata, perché c'è una sua storia, c'è un processo di formazione. Avezzano prima del sisma stava diventando il centro della Marsica, lo sviluppo della ferrovia, di alcune industrie importanti, basta pensare allo zeccherificio. Noi ci auguriamo che con questo piano regolatore si riavviano un processo di città-territorio.